Bentornato, benvenuto a questo appuntamento quasi quotidiano, caro osservatore del cielo. In questo almanacco astronomico scopriremo in pochi minuti cosa c'è di bello da guardare lassù. In particolare oggi vedremo la Luna che si è allontanata da Regolo e andremo a esplorare i satelliti di Giove. Oggi è domenica 5 aprile 2020, ultimo giorno della 14ª settimana, 96esimo giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.944. Il Sole è passato al meridiano alle 13.17, la Luna invece è spuntata sopra l'orizzonte alle 16.25 e alle 19.47 la nostra stella andrà a riposare dopo aver solcato i nostri cieli per ben 12 ore e 59 minuti. Quando il blu scuro della notte inizia a costringere, a confinare verso ovest i colori caldi del cielo, proprio lì, nel mezzo delle ultime luci, vediamo la splendente Venere, oramai fuori dall'ammasso delle Pleiadi, dirigersi lentamente verso Elnath. Elnath è una stella di cui abbiamo già parlato brevemente in qualche video precedente, perché è condivisa tra due costellazioni, quella del Toro e dell'Auriga. Corrisponde alla punta del corno occidentale del Toro, il corno a destra per intenderci, e ci servirà nelle prossime settimane per osservare i movimenti della nostra cara e bellissima Venere. Oggi la notte astronomica avrà inizio alle 21.29. Ci stiamo avvicinando alla fase di luna piena, pertanto le notti non sono mai completamente buie. Per quanto la Luna disturbi le osservazioni degli oggetti più deboli, ci è comunque utile a riconoscere e individuare qualche stella molto brillante. Alle 23.28 la Luna passerà al meridiano, illuminata al 93%. Intorno a quest'ora è il momento migliore per osservare lei e la costellazione che la ospita. Ieri avevamo lasciato la Luna vicina a Regolo, nel Leone. Oggi la vedremo sempre nella stessa costellazione, ma più a est di Regolo. Se prendete come riferimento la Luna, Regolo oggi si trova più a destra. A sinistra e un po' più in alto invece c'è Denebola, la coda del Leone. Nel suo continuo movimento celeste, la Luna occulta, cioè copre, le stelle che si trovano sulla volta celeste, nella regione di cielo dove lei passa. Il nostro satellite occulta raramente le stelle molto brillanti come per esempio Regolo, invece è più facile che di frequente occulti le stelle non visibili ad occhio nudo, perché ce ne sono molti di più. Domani 6 aprile alle 5:03 minuti le luci del sole daranno il benvenuto a questa nuova settimana. Verso sud-est troviamo sempre i tre pianeti che ci hanno fatto compagnia in questi mesi di inizio anno, Giove, Saturno e Marte. Giove e Saturno sono due pianeti giganti che hanno decine di satelliti. Giove in particolare ne ha quattro ben visibili anche un piccolo telescopio. Cambiando oculare al vostro telescopio riuscirete ad aumentare l'ingrandimento così da distinguere per bene i cosiddetti satelliti medicei. Quello che vedrete è il pianeta Giove con attorno diversi puntini luminosi che sembrano stelle lontanissime. Alcuni di questi puntini in realtà sono le sue lune. Se continuate a guardare il gigante del Sistema Solare per ore o nei prossimi giorni, vi accorgerete di una cosa entusiasmante. Questi puntini luminosi sembrano muoversi, ruotano attorno a Giove. Pare proprio un sistema solare in miniatura e questo lo si vede meglio se immaginiamo di osservare Giove e le sue lune dall'alto. Le quattro lune scoperte da Galileo, le più luminose e facili da vedere, si chiamano Io, Europa, Ganimede e Callisto. Alle 6:16 minuti tramonterà la Luna, mentre un'ora e mezza dopo, alle 6:46, sorgerà il Sole. Io sono Luca, vi saluto e vi ringrazio per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di mettere un like e di iscrivervi al canale. E come sempre, vi auguro buonanotte e buone stelle.